una conferenza stampa Fiume che ha aperto un mondo di problemi della Polizia Municipale che via via avevate segnalato come sigle sindacali, presi singolarmente uno per uno, adesso avete portato alla conoscenza della stampa e attraverso di noi verso la cittadinanza. Lo stato d'agitazione per il 14 di marzo rimane, ma i problemi non sono lo stato d'agitazione quanto cosa lo ha creato. Sì, i problemi sono strutturali, parliamoci chiaramente, sono strutturati e sono stati onestamente e correttamente prima posti in evidenza ai diretti interessati nell'arco degli ultimi 7-8 anni. Problemi strutturali che non, a mio avviso non possono trovare una risposta in un documento generico presentatoci ieri sera, che dà delle indicazioni ma non dà assolutamente delle risposte a problemi che, torno a dire, sono strutturali, riguardano la sicurezza della cittadinanza in primis, dell'operatore in seconda istanza e soprattutto mettono a repentaglio la sicurezza anche dello svolgimento della corsa del 14 stesso, perché materialmente, per quello che ci riguarda, la corsa del 14, anche la Polizia Municipale decidesse di non fare sciopero, sarebbe molto difficile poterla garantire per questi problemi strutturali. Al di là poi dei singoli problemi, quello che sta dando molto fastidio agli operatori della Polizia Municipale è il modo in cui viene affrontato dall'amministrazione tutta questa soluzione di questi problemi. Sembra solo un voler posporre, ma non creare un vero e proprio risolutivo alle problematiche. Purtroppo questo è un male che pervade la politica italiana. Io non voglio addossare la colpa alla politica, non la voglio addossare alla dirigenza. Dico sicuramente che c'è una totale mancanza di dialogo e di connessione tra la politica, il dirigente che deve garantire il servizio e chi materialmente garantisce questo servizio. C'è stata una sordità, non voglio dire assolutamente di chi, ma una totale mancanza di comunicazione che ci ha portato a questi livelli e a questi punti. Non ci saremmo mai voluti arrivare, ci siamo dovuti arrivare perché altrimenti la situazione rischia di tracollare in maniera devastante e irrimediabile. Una cosa che particolarmente colpisce, che avete fatto notare in conferenza stampa, è che spesso e volentieri per motivi tecnici dovuti a come vi fanno operare sareste costretti a muovervi in maniere che dovreste sanzionare se vengono fatte dagli altri. Un esempio è la radio per gli agenti in moto. Sì, questo è uno dei tanti esempi nei quali ci troviamo veramente in imbarazzo, perché se dobbiamo sanzionare delle persone e commettiamo, tra virgolette, l'illecito noi in primis, non volutamente, perché nonostante le richieste purtroppo non sono mai stati dotati gli apparati dei motociclisti di un determinato sistema. Come in altre occasioni il vigile purtroppo, l'agente è costretto a operare quasi in violazione della stessa norma che deve far rispettare, e questo sinceramente, assommato a tutte le altre cose, aumenta la depressione professionale degli agenti che operano lungo la strada. Una conferenza stampa Fiume durante la quale avete portato alla luce tantissimi problemi, ma soprattutto una cosa pare fondamentale: è diventato difficile gestire anche il personale, gestirsi nelle uscite, è difficile poter fare il proprio lavoro. Sì, diciamo che questa conferenza stampa è stata principalmente dettata dal fatto che gli appartenenti alla Polizia Municipale si sono in modo particolare resi conto della difficoltà di operare nel territorio legata alla disponibilità di dotazioni, alla sicurezza degli stessi operatori e alla sicurezza conseguenziale delle persone che comunque hanno necessità dell'operato della Polizia Municipale. Quindi negli anni sono state fatte delle richieste da parte degli operatori. Queste richieste, come ha spiegato anche l'avvocato Alboni, non hanno mai ottenuto risposta. Quindi l'obiettivo nostro è stato quello di cercare di, tra le altre cose, di coinvolgere la cittadinanza, di spiegare alla cittadinanza tramite i mezzi di informazione quelle che sono le problematiche, al fine di dare un servizio migliore alla cittadinanza stessa. Una proposta che avete fatto questa mattina proprio alla stampa è quella di organizzare un dibattito pubblico nel quale la cittadinanza stessa possa anche, oltre che sentir dire direttamente queste cose, ma anche chiederne conto a chi ne sarebbe responsabile. Sì, esatto, diciamo che il coinvolgimento della cittadinanza è importantissimo, perché vogliamo un pochino
portare sul nostro stesso piano quello che è la cittadinanza, il rapporto tra la cittadinanza e la Polizia Municipale, perché noi ci sentiamo molto legati, la Polizia Municipale si sente molto legata alla cittadinanza, al territorio comunale, alla storia della città stessa, e quindi operiamo ogni giorno nell'interesse dei cittadini. Chiaramente questo viene meno quando ci troviamo in condizioni di non poter rispondere a tutte le richieste della cittadinanza. La nostra centrale operativa riceve ogni giorno centinaia di chiamate da parte di cittadini. Queste chiamate chiaramente non tutte possono essere evase, vuoi per carenza di personale, vuoi per l'esistenza in quel momento in essere di altri tipi di intervento, e quindi vuoi per la carenza di personale. E pertanto questo porta, diciamo, a un disagio per il cittadino, ma anche a un disagio nostro, perché ci rendiamo conto che ormai non siamo più tecnologicamente organizzati in modo tale da far fronte a quello che è una città moderna come Arezzo.